Buongiorno Antonio e benvenuto ai nostri caffè. Buongiorno, buongiorno. Allora, per introdurre il tema di cui vorrei parlare oggi, ti racconterò chi ci ascolta un ricordo antichissimo della mia carriera di psichiatra. Parliamo del 1978, l'anno in cui è stata istituita la legge 180, e parliamo proprio dei due mesi tragici, che anche tu ricordi, credo, in cui come dire, c'è stato il passaggio dalla vecchia normativa alla nuova. Non so come è andata in Lombardia, ma in Liguria il problema vero era che avevano istituito i servizi territoriali che non c'erano e avevano chiuso i manicomi, ma non c'erano SPDC. Al che la clinica venne nominata, per un periodo che durò circa due mesi e non di più, perché poi la cosa venne risolta, l'unico SPDC di tutta la regione Liguria, con il compito di accettare i ricoveri dei TSO, delle persone che proprio non si poteva fare a meno di ricoverare. E infatti ricordo che avevamo i letti a castello in clinica, cioè nel senso che arrivavano malati da tutte le parti. Io facevo il secondo anno di specialità e facevo le guardie interne, e al secondo anno si cominciavano a fare al pomeriggio, e quindi io ero di guardia al pomeriggio, che cominciava all'una. E all'una e cinque mi chiamano gli infermieri annunciandomi che all'ingresso della clinica c'è il professor Slavic, che era venuto da Trieste a fare, tu te lo ricordi, no? A fare il primario, diciamo, nel DSM nascente di Genova, e l'allora assessore Cavallin, che peraltro era un medico, un collega, che era l'assessore provinciale che ancora aveva in gestione i manicomi e comunque era coinvolto nella transizione tra la vecchia e la nuova legge. Arrivano, io li saluto e poi dico: vado ad avvertire Giberti. Io corro in clinica, corro dentro il reparto, chiamo Giberti a casa, che era andata a mangiare, era l'una, gli dico: professore, guardi che qui c'è Cavallin e Slavici che vengono a fare una visita. Ordine di Giberti, li tenga fuori dal reparto, arrivo. Perché io riesco e comincio a chiacchierare amabilmente, per fortuna conoscevo Cavallin, e chiacchieriamo amabilmente. Nel frattempo si apre la porta del reparto uomini e un malato, evidentemente in TSO, si vede che scappa, inseguito da una giovane e bellissima collega che è la Mila Grini, che è stata primaria per tanti anni a Cremona in psichiatria, che era il primo anno di specialità. Questa bellissima ragazza lo insegue, lo ferma, gli parla un po' e riesce a riportarlo in reparto. A quel punto c'è il commento di Slavic: ma allora voi parlate ai malati? Talché confesso che, nonostante le indicazioni di Giberti di fare, diciamo, l'ambasciatore, non mi sono trattenuto e gli ho detto: professore, mi perdoni, in realtà qui non facciamo altro. Perché ti ho fatto tutta questa lunga premessa? Per dire che in psichiatria, come in altri ambiti, ma limitiamoci alla psichiatria, esistono luoghi comuni, pregiudizi, leggende metropolitane, come aveva Slavic, con tutto il rispetto del professore, nei confronti della clinica, che si immaginava essere un posto, non ho ben capito di che tipo, lui che arrivava da Trieste, mentre sembrava che a Genova picchiassimo i malati. Non lo so cosa aveva in testa. Resta il fatto che la povera Mila, che se lo riporta indietro, aveva fatto il suo dovere, aveva fatto quello che ci aveva insegnato a fare. Ecco, io vorrei che tu ci parlassi un po' dei pregiudizi e delle leggende metropolitane in psichiatria, che purtroppo ammorbano il nostro lavoro e spesso ci condizionano. Guarda, ce ne sono veramente tante e purtroppo sono dure a morire, come si suol dire. Tu hai fatto un esempio che ovviamente io non ho condiviso in modo diretto quella fase, perché poi è arrivato qualche anno dopo, però di fatto quello che tu hai raccontato attraverso un episodio di vita vissuto è appunto un'idea che spesso è ancora diffusa, che la psichiatria e lo psichiatra utilizzi dei mezzi di trattamento, per esempio, che prescindono dalla parola.
addirittura alcuni ancora pensano che esista una differenza tra psichiatria e psicologia, perché la psichiatria è una scienza, diciamo, dura, hard, che tratta con farmaci o con altri mezzi, e la psicologia invece è la terapia della parola, o utilizza la terapia della parola. Beh, questo è davvero un pregiudizio e un luogo comune. Sappiamo che non è affatto così. La psichiatria è fondamentalmente una disciplina certamente medica, ma una disciplina che utilizza come mezzo di valutazione, di trattamento e complessivamente di cura proprio la parola e la relazione. E questo è un elemento fondamentale. Noi senza relazione, senza il colloquio, non riusciamo neanche a inquadrare le condizioni cliniche delle persone, quindi la sofferenza che loro hanno e i problemi che loro presentano, non riusciamo a identificare quello che noi poi inquadriamo in un costrutto diagnostico, e tantomeno possiamo veicolare qualunque tipo di trattamento, sia farmacologico che non farmacologico. Allora questo è un luogo comune che va sfatato, oggi fortunatamente meno rilevante, meno significativo e meno diffuso, ma ancora c'è questa preoccupazione da parte di molti, appunto, che in alcuni casi fa preferire magari un primo contatto con uno psicologo piuttosto che con uno psichiatra, proprio per questo timore. E questo è per esempio un luogo comune che all'interno dei corsi di laurea, all'interno delle scuole di specializzazione stiamo cercando di superare, proprio introducendo fin dall'inizio, io per esempio nelle lezioni di medicina, quindi prima al quint'anno, adesso al quart'anno da parte nostra, introduco prima di tutto questo tema, la psichiatria come relazione, e quindi come diciamo disciplina medica, ma della relazione, che non può prescindere da questa per la fase valutativa e diagnostica da un lato e per la fase di cura e di trattamento dall'altro. Noi sappiamo per esempio che anche la continuità delle cure, la continuità anche di quelle farmacologiche, necessita di una condivisione del progetto, e questa condivisione non può che stare all'interno di una relazione significativa. Senza questa davvero non possiamo costruire un lavoro che duri nel tempo e che quindi possa essere efficace. Questo è uno dei tanti diciamo miti da sfatare. Ce ne sono tanti altri, ne cito soltanto uno, quello di per esempio assimilare i psicofarmaci, i farmaci che noi utilizziamo, alle droghe. L'idea che cioè i nostri farmaci possano dare dipendenza o possano alterare addirittura lo stato di coscienza, così come accade con le droghe. Anche questo è un mito che fortunatamente si sta con l'evoluzione anche della comunicazione, ed è un bene che queste comunicazioni siano diffuse massimamente, si sta riducendo, ma non è completamente superato. Quindi la preoccupazione, per esempio, ancora una volta, di interloquire, di incontrare uno psichiatra, è legato al timore di assumere dei farmaci che sono qualificati o classificati come farmaci capaci di modificare, no, il nostro stato, per esempio, di coscienza, il nostro stato di allerta, e la nostra quindi capacità di autocontrollo. Noi sappiamo esattamente il contrario. Sappiamo al contrario che questi sono farmaci, oltretutto naturalmente perché lo siano e siano disponibili in commercio, sappiamo perfettamente a quali percorsi di validazione abbiano dovuto ovviamente far fronte. Ebbene, questi farmaci hanno al contrario diciamo l'obiettivo di ridurre la sintomatologia, di superare condizioni e quindi di rendere la persona più lucida, più capace, più cosciente, più consapevole, più autonoma, quindi poi nelle decisioni e nelle azioni da intraprendere. Ecco. Purtroppo anche in modo più o meno involontario, alcune campagne che sono state anche nel passato sviluppate a livello perfino governativo, ci sono state delle sovrapposizioni improprie, inappropriate, tra droghe e psicofarmaci. E questo non ha fatto altro che
incrementare, fortunatamente in modo del tutto temporaneo, questo tipo di confusione. Questo è un altro elemento, per esempio, che ancora sussiste e che merita informazione, condivisione, dibattiti anche, perché no, perché questo timore venga superato. Ce ne sono ancora altri, quello appunto dell'utilizzo in ambito psichiatrico di mezzi coercitivi, ormai un elemento che non solo superato, ma è uno tra gli obiettivi di superamento in tutto il nostro paese, in tutte le nostre regioni, in tutte le aree in cui ci si occupa di pazienti di diversa gravità, anche dei pazienti più gravi. Anche questo è un elemento ormai superato, purtroppo un pregiudizio che in qualche modo viene tramandato anche per esempio da una vecchia, anche se magari di grande qualità, cinematografia, che però va a identificare questo tipo di azioni con situazioni ormai superate del passato, legate proprio appunto a quella fase istituzionale, quella fase degli ospedali psichiatrici a cui tu alludevi quando hai introdotto così bene e narrativamente quel pregiudizio appunto di cui mi hai parlato, di cui ci hai parlato, dell'uso della parola in psichiatria. Ecco, Antonio, un'ultima domanda che ti volevo fare proprio a chiusura di questo tuo cammino e anche della mia presentazione iniziale. Noi in fondo con questo progetto, no, di Caffè Psichiatria cerchiamo di fare della divulgazione alta. Io sottolineo la parola alta perché mi sembra importante distinguere una divulgazione di bassa lega che non aiuta con una divulgazione forse un po' più difficile, che merita, che ha bisogno di un po' più di attenzione, ma che è su basi scientifiche molto solide con persone estremamente competenti. Questo è l'obiettivo nostro. Però diciamo che c'è un convitato di pietra dentro tutto questo nostro discorso, e lo dico essendo in rete in questo momento, che è la rete. Cioè io ho l'impressione che nel bene e nel male, in questo caso molto nel male, purtroppo la rete sia un veicolo di disinformazione e conseguentemente di crescita delle leggende metropolitane e dei pregiudizi. Io non so come, sinceramente non ho idea di come risolvere il problema. Nel senso che più di quello che facciamo, di pubblicare 4 video alla settimana, tutte le settimane dell'anno, come SIP, non so cosa possiamo fare di più. Cioè, nel senso che non mi vengono in mente soluzioni migliori. Usiamo il video, usiamo la rete, usiamo quindi gli strumenti che la gente usa per informarsi. Perché oramai i libri non li legge quasi più nessuno. Noi usiamo gli strumenti, diciamo, up to date. Però il problema rimane, cioè la rete, nella rete c'è tutto e la gente spesso non sa distinguere. Cosa si può fare per aiutare la gente a districarsi in informazioni spesso contraddittorie e non cadere nell'errore? Questo è un tema che ovviamente riguarda non soltanto la nostra disciplina, ma riguarda, e neppure solo l'area medica, ma tantissimi ambiti in cui la conoscenza da un lato è contrastata dalla disinformazione, dalle non conoscenze o dalle conoscenze alternative che possono essere perigliose, come sappiamo, che sono molto diffuse in rete. Io credo che quello che si può fare è quello che già in parte noi già facciamo, tu stai facendo, noi stiamo facendo, e cioè avere una presenza continuativa in rete con informazione qualificata e con informazione corretta ed equilibrata. Dall'altro quello di come dire, marcare, siglare le informazioni anche attraverso le fonti che le generano, quindi per esempio società scientifiche accreditate, persone qualificate, e il più possibile quindi non tanto quindi opinioni quanto invece qualche cosa che viene fatta in nome per conto di, e quindi anche in nome per conto di associazioni o di enti che sono accreditati a livello nazionale ed internazionale. L'altra cosa secondo me è quella di avere anche più capacità di introdurre e di diffondere narrazioni positive. Mi spiego meglio, perché a volte la nostra disciplina è connotata da aspetti di negatività, no?
sulla stampa, molto spesso la psichiatria è, la malattia mentale in generale, è collegata a eventi di cronaca negativi, a fatti di, addirittura efferati, lo sappiamo, lo vediamo tutti i giorni. Dobbiamo contrastare questo non soltanto contestando, no? In modo anche scientifico, in modo alto, come dici tu, questa equazione, ma anche introducendo narrazioni positive. Io ne vedo poche. Ne vedo poche sulla stampa, ne vedo poche nell'ambito della rete, narrazioni positive di storie, no? Di persone con cui le persone si possano effettivamente identificare, magari anche con persone che hanno vissuto, quindi testimonial, che non è necessario che siano i cosiddetti influencer, possono essere persone che però raccontano e che quindi popolano quella fase di cui le persone hanno molto bisogno anche in rete, no? Di ascoltare, di condividere, di sentirsi simili, di sentire che quella è una storia che avrebbero potuto vivere loro oppure che hanno vissuto loro, che abbiano però una connotazione di positività, cioè che indichino dei percorsi, no? Evolutivi, costruttivi, magari difficili ma costruttivi. Noi dobbiamo recuperare questa parte, io credo, che qualifica anche positivamente la nostra disciplina e evita equazioni improprie con elementi appunto negativi o marginali che al contrario allontanano le persone e possono in qualche modo mantenere o alimentare un certo stigma nei confronti della nostra disciplina in generale. Sì, guarda, mi trovi totalmente d'accordo, tra l'altro è uno stimolo quello che mi hai dato, l'idea di dare voce per esempio ai pazienti, è complicato ma potrebbe essere un ulteriore sviluppo del nostro progetto di comunicazione. Dico che è complicato perché ovviamente è più facile per un medico parlare della malattia che per un malato, purtroppo anche per un certo tipo di riservatezza, capisco bene che può essere complesso, però io credo che effettivamente occorre trovare un antidoto al pregiudizio, che poi certo si coniuga con lo stigma, ma spesso è pregiudizio e basta, cioè va al di là dello stigma, anzi lo precede e lo crea. Io credo che il pregiudizio sia qualcosa di sovrapposto e purtroppo, e qui concludo con quello che ho detto all'inizio, non è proprio solo frutto dell'ignoranza. Questo va detto con molta chiarezza, cioè non è colpa di non sapere le cose, avere dei pregiudizi. Purtroppo l'animo umano tende al pregiudizio anche in persone colte e preparate. Questo... Sì, a volte la conoscenza si scarta a priori, no? Prima ancora appunto di essere venuto in contatto perfino con visioni negative della stessa materia. Sì, sì, certo, il rischio è che si faccia come il famoso colonnello Buttiglione, che non si arrende neanche di fronte all'evidenza, e quindi io mi auguro che questo invece accada e che le evidenze positive possano passare. Noi ci proviamo, Antonio. Ciao. Alla prossima. Ciao Francesco.